Tutto sommato, credo che il risultato finale sia coerente con quanto visto sul terreno di gioco. Forse, seppur di poco, leggermente, delle due squadre, quella che magari ha qualcosina da recriminare in più è la Viterbese, soprattutto se si pensa ai rigori che hanno sbagliato, anzi, che Mazzoni ha parato. Però, ciononostante, credo che il pareggio, non tanto l'1-1, il pareggio sia il risultato più giusto. Quindi, questa parte della partita. Il risultato finale è stato coerente con appunto la partita. Parlando invece di noi, diciamo se il risultato ci può andare bene o meno, diciamo che per come si erano messe le cose in determinati diciamo, punti della partita, diciamo che ci deve andare bene, non dico molto bene, però parecchio bene il pareggio, perché a volte abbiamo rischiato di prendere gol. Altre, ma rispetto alle volte che abbiamo rischiato, sono meno, quindi altre volte abbiamo invece avuto l'opportunità di riportarci in vantaggio, però tutto sommato diciamo che è giusto il pareggio in determinate situazioni, meno male abbiamo pareggiato, ecco, comunque questo era il resoconto del risultato, dell'idea che avevo io sul risultato. Parlando invece della partita, da dire che è stata una partita giocata più o meno agli stessi ritmi per tutto il tempo. Diciamo che grandissime cose non sono successe, magari qualche, non lo so, come è successo ad esempio contro la Gianna Erminio, no? Che la Gianna ci ha parecchio pressato, no? Diciamo che è stato tutto il suo tempo, fu, se non sbaglio, un pressing, no? Clamoroso di loro, diciamo che invece per quanto riguarda questa partita è stata una partita che appunto, come già detto per quanto riguarda i discorsi di risultato, è equilibrata, a volte abbiamo creato qualcosa noi, a volte loro, sicuramente credo, non vado alle statistiche, però vado a memoria, ricordi, credo che hanno appunto creato qualcosa in più di loro, ma niente di eclatante e niente di così, diciamo, distante, non tipo un 10-2, diciamo. Magari so, un 6, 5, un 6, 4 massimo, e facendo la proporzione. E quindi per quanto riguarda la partita non c'è niente da dire. C'è da dire che parlando invece di Livorno, a livello di prestazione, dal mio punto di vista, com'è stato? C'è da dire che il Livorno, vabbè, ormai, come ultimamente dico, gioca così. Diciamo che calcolando tutti i fattori che io ho questo vizio di, diciamo, analizzare, no? Ogni singolo fattore, ovvero il discorso campo, quindi trasferti, il discorso contro chi si giocava, il discorso chi diciamo giocava, chi l'allenatore ha schierato, direi che Livorno ha fatto una partita sufficiente. Diciamo una sorta di alti e bassi, qualcosa bene, qualcosa male. Come sempre, secondo me, anche se oggi lo si è visto leggermente di meno, forse perché magari è rientrato Cellini o forse per altre cose, però secondo me il reparto che tuttora soffre tanto, e io spero ovviamente, come Dio sempre, sia nei video che come Dio sempre magari alla gente che magari mi ascolta tanto andando le mie su Livorno, spero tanto che questa serie possa essere parecchio, se non del tutto, sistemata con quando ci sarà il rientro di vantaggiato, è appunto l'attacco. L'attacco ancora una volta si è fatto sentire, diciamo che soffre, anche un reparto parecchio con parecchia sofferenza, ecco, anche se ripeto, come ho detto prima, secondo me meno rispetto ad altre partite. Il ritmo di gioco sia della partita che di Livorno è stato abbastanza medio alto, secondo me, perché comunque hanno orso parecchio. So che è una cosa da stupida da dire, però non è da sottovalutare, perché Livorno, soprattutto inizio anno, dal mio punto di vista, anche questa sì che ho detto medio alto, dal mio punto di vista, il Livorno invece giocava rispetto ad ora in maniera molto più leziosa, in maniera più anche più lenta. Sembrava anche volesse, spero che lo facesse volontariamente, anche, poi non lo so, addormentare il gioco. Invece oggi, già oggi, come poche altre partite precedenti, ne ha fatto di meno, secondo me è una cosa positiva. Perché? Perché vuol dire che comunque, secondo me, il centrocampo, che alla fine è il fulcro del gioco, vuol dire che è meno lento rispetto al solito. Infatti, secondo me, Gian Donato, come l'altra volta, per ora sembrerebbe stia giocando leggermente meglio rispetto a inizio anno. Spero che questo non sia perché gli altri, vuol dire che fanno schifo, allora sembra che lui sia meglio. Spero che veramente lui come singolo
si stia un po' adattando al gioco di Livorno, che comunque Livorno va detto che è sempre stato sui ritmi medio alti, negli ultimi anni. Poi se facesse calo o meno è un altro discorso, però è stato un ritmo abbastanza medio alto secondo me. E quindi, per quanto riguarda la prestazione, è stato sì, a livello di gioco, ecco, un'altra cosa che mi stavo per dimenticare. Diciamo che Livorno intanto ha provato a fare qualcosa, tralasciando per come è venuto il gol, mi è piaciuto quello spunto, diciamo, di Jean Donato su come siamo arrivati al gol. E mi sono accorto che ultimamente Livorno la usa spesso, piuttosto che poi lo fa, però ogni tanto provo anche qualcos'altro, piuttosto che dalla difesa o dalla mediana, diciamo, si lancia lungo e si spera che qualcuno faccia qualcosa. Ogni tanto Livorno prova anche ad arrivare in porta con un'azione particolare. Oggi, indipendentemente poi dal fatto che è stato un gol stra-mega fortunoso, l'ha fatto Livorno, perché c'è da dirlo, perché lì la Viterbese ci ha avuto una merda indescrivibile, perché bisogna essere onesti. Infatti è per quello che, Dio meno male, alla fine si è pareggiato, perché non so quante altre volte potevamo fare gol se loro ne facevano un altro, perlomeno riequilibrare le cose o addirittura vincere, vabbè. Mi è piaciuto comunque, tra un discorso di come è venuto a fare il gol, questo spunto comunque l'attaccante che parte, centrocampista, dà un passaggio alto, ci è andata di culo questa volta. Però il Livorno ultimamente, seppur poche volte, soprattutto rispetto a prima, secondo me ogni tanto prova finalmente anche a rendersi pericoloso con azioni più belline, più calcistiche, ecco. Però, ripeto, la squadra è questa e non si può anche pretendere, con tutto il rispetto per i giocatori, non si può nemmeno pretendere chissà cosa. Diciamo che secondo me, anche se i risultati non vengono fuori, e per quello che fanno vedere di per sé, comunque Livorno gioca sempre di merda, e io spero che veramente il campionato di Livorno possa iniziare, più che il campionato, anzi, diciamo che il Livorno possa comunque tornare un po' ad essere quello che dovrebbe essere sulla carta, perché sulla carta Livorno viene visto come una squadra qualitativamente forte, in campo fa schifo. Spero che possa tornare ad essere quello che anche, beh, non solo sulla carta, ma anche sul gioco di sé per sé. Il Livorno, con il rientro appunto delle infortunate, delle, diciamo, pedine fondamentali. Secondo me però Livorno gioca leggermente meglio rispetto a inizio anno. Ripeto, i risultati in primis non vengono fuori. Fa schifo uguale, perché comunque è una cosa brutta. Cioè, le partite di Livorno, non sto scherzando, cioè non addormentarsi, soprattutto se uno guarda a casa, sul divano, su altre cose, no? Male le trasferte, soprattutto, non addormentarsi non è così semplice. Però secondo me, facendo un paragone da inizio anno a ora, seppur in maniera minimo, il Livorno gioca leggermente meglio, perlomeno prova a fare qualcosa di, come ho detto prima, più calcistico, se si può definire così. Comunque, questo è solamente un mio punto di vista. E niente, detto questo, come sempre, credo che in maniera molto estremizia e superficiale, però c'avevo da dirlo, ho detto in quanto riguarda la partita. E boh, speriamo che almeno la prossima partita possiamo tornare alla vittoria. Questa è una cosa che Dio altro, perché tanto può portare merda. Vi ho detto questo, arrivo alla conclusione. Niente, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.